Bentrovati alla ricetta in tour. Oggi ci troviamo a Cefalù per scoprire la cucina del cortile Pepe, in pieno centro storico, a due passi dal Duomo. Ed eccoci con Toti Fiducia, il patron di Cortile Pepe. Toti, ciao. Raccontaci un po', ciao Toti, raccontaci tu, figlio d'arte in questa meravigliosa Cefalù, e la allora, tua storia. Allora, la mia storia nasce dal ristorante, perché cresco all'interno di un ristorante. Mio papà è chef di cucina e nell'87 decide di mettersi in proprio, perciò la nostra vita viene caratterizzata da quello che è la ristorazione. Oggi sono proprietario di Cortile Pepe perché insieme a mia moglie abbiamo deciso di intraprendere la nostra strada con un ristorante tutto nostro, se si può dire di nuova generazione, perché nasce da un progetto preciso di stare in un posto turistico ma puntare all'eccellenza. Toti, per cosa si caratterizza Cortile Pepe? Allora, Cortile Pepe sicuramente si caratterizza innanzitutto per la scelta dei prodotti che noi ogni giorno selezioniamo dai vari produttori e ce ne andiamo a scegliere, soprattutto il nostro chef si fa chilometri con la mia Smart, arriva da una punta all'altra punta della Sicilia e non si spaventa, ve lo dico. Sicuramente si caratterizza per uno staff giovane, come dicevo poco fa. Quindi Toti Fiducia ci ha dato tantissimi motivi per venire a fare una passeggiata nella splendida Cefalù. E andiamo dunque a scoprire la ricetta di oggi. Lo chef di Cortile Pepe è Gianni Lettiga, nato in Piemonte, Torino, da genitori campani, e arriva in Sicilia. Perché arrivi in Sicilia? È lungo il viaggio, però per amore di un lavoro e per una scelta di un imprenditore di Palermo. E la cosa bella, mi ha detto, perché vado dove c'è energia. Vero chef? Vero. È vero. Cosa ci prepara? Prepariamo un piatto siciliano col couscous che andremo a incocciare, delle triglie e del lardo dei negroni. Vediamo come si chiama il piatto. Sicilia bella. Cominciamo col Sicilia bello, sì. Dal couscous, il couscous. Vero couscous incocciato a mano. Incocciato, sì. Duro e faticoso, ma l'unica cosa buona. E vale sempre la pena farlo così, mai diciamolo. Mai biofilizzato, mai. Cioè, è meglio perderci un po' di tempo. Le nonne sanno insegnarlo bene. E qual è il segreto, chef? È la pazienza, quello che hanno le nonne, è l'amore. La nonna quando cucina pensa al nipote, pensa ai figli, e allora lo fanno con tanto amore. Si incoccia per 30-40 minuti. E poi dopo si cuoce a vapore per un'oretta e un quarto, a seconda dei propri gusti. Ecco. Si va avanti così, per 40 minuti. Questo è l'inizio. E tra un po' vedremo anche la fine. Sì, sì. Adesso poi lo continuiamo a incocciare, faccio vedere come cresce man mano, perché i chicchi si uniscono tra di loro, si incocciano proprio. Bellissimo, bellissimo, veramente. Ecco, questo qui è già la differenza. E man mano che assorbe acqua non ce ne va tanta, è sempre poco alla volta. Incocciato il couscous e cotto abbiamo questo risultato. Noi per velocità l'avevamo già preparato. Adesso prepariamo la triglia, per cui iniziamo a levare le pinne. Tutte le pinne. E anche le dorsali, perché ci serve proprio nitida, e andiamo a fargli un taglio fino alle branchie. Perfetto, adesso la squamiamo sotto l'acqua perché è veloce e siamo pronti. Eccoci qua, piano piano con le dita le squame vengono via tutte. Eccoci qua, e poi gli leviamo l'interiore a posto. E iniziamo con la triglia, per cui sì, è stata pulita interiormente, abbiamo levato le branchie e tagliamo in diagonale la parte della testa che non buttiamo e andiamo a sfilettare con un coltellino semplice la parte del primo filetto superiore, piano piano. Vediamo questo passaggio delicato che è importante da fare.
Sì, ma non è, non è difficile. È facile, eh? Bravissimo, esatto. Bisogna prenderci un po' la manualità. Con un coltellino piccolo si riesce a fare tante cose, con i coltelli grossi è meglio evitarli. Quello che vedono dai cuochi lo devono fare sempre in un modo per casa. Uh-huh. E invece i cuochi no. Hanno attrezzi diversi. Si taglia la lisca e si conserva. Che andiamo a utilizzare? Andiamo questa? A utilizzare immediatamente. Prendiamo la lisca e la testa e le mettiamo a cuocere in un brodo con sedano, carote, cipolla e un po' di zafferano. Poi quando si inizia a restringere frulliamo tutto, lo filtriamo e questo brodo ci servirà per il couscous che andiamo a condire con delle verdure e coprire quello che è la triglia. Perfetto! Adesso spiniamo il pesce. Sì, leviamo quelle poche spine che sono rimaste, che sono la parte della pancia, con una pinzetta e un po' d'acqua andiamo a controllare con le dita, non sono tante alla fine perché spinandolo così rimangono solo le piccoline che in cottura poi alla fine fanno da collage. E adesso è il momento del lardo dei Nebrodi. La cosa che mi piace dire è che il patron Toti Fiducia apprezza di questo bravissimo chef è proprio che lui va in giro per la nostra Sicilia a cercare i migliori ingredienti, proprio a scoprirli per utilizzarli nella sua cucina. Sì, diciamo che è una malattia, nel senso che vorrei far mangiare quello che mangerei io. E giusto appunto anche ieri ho fatto piano battaglia, piano zucchi, Collesano, Castelbuono per cercare i fornitori, quelli che avevo, e andare a prendere dei formaggi che volevo poi far degustare stasera che abbiamo una cena privata. Ci provo. E da qui l'utilizzo del lardo dei Nebrodi in questa ricetta. Sì, lardo dei Nebrodi che prendiamo a Caronia, per cui allevamento allo stato brado, e poi con il colesterolo buono, per cui una cosa che è anche salutare. Saliamo la nostra triglia, la pepiamo e facciamo l'inserimento del lardo, per cui iniziamo a mettere una fettina e cerchiamo di compattare sul filetto, la seconda fettina, facciamo la stessa identico lavoro, chiudiamo su un vassoietto da cucina, mettiamo un filo d'olio, prendiamo la triglia, adagiamo la triglia sopra e con le ditina come faceva la nonna andiamo in cottura in forno. Perfetto, in forno 180 gradi 8 minuti. Mentre la triglia è in forno continuiamo con la preparazione del couscous. Perfetto, andiamo a prepararci la copertura della triglia con un filo d'olio in padella, il nostro couscous cotto a vapore e il brodo di triglia che abbiamo fatto insieme allo zafferano. Come vedete è scuro, ha delle imperfezioni, noi lo andiamo a filtrare per non avere lische all'interno del couscous e gli aggiungiamo anche una verdura. Io in questo caso stamattina ho trovato dei fagiolini e li mettiamo dei fagiolini e andiamo a continuare la cottura del couscous direttamente in padella. Per quanto tempo? Oh, 4 minuti e mezzo. Il tempo che si insaporisce. Sì. Perfetto, abbiamo cotta la triglia, piano piano la andiamo a prendere con una spatolina, eccoci qua, la adagiamo su un piatto normale di portata. Normale. Meravigliosamente normale. Sì. E poi andiamo a ritirare quello che il sugo di triglia dal couscous, lo rendiamo un pochettino più asciutto. Io utilizzo del sale liquido per salare le ultime cotture, per cui si scioglie immediatamente. Sale liquido, questa è una grossa novità, perché si utilizza? Perché almeno così non devi aspettare che si sciolgano i grani. Molto interessante. I ragazzi in brigata ne hanno tutti un libero, perché se serve da aggiustare possiamo andare. Immagino già quel lardo che si fonde in bocca e insomma.
un'esplosione di gusto. E poi mettiamo una grattugiata di... di Sicilia. Di Sicilia, bella Sicilia. Buon appetito. Complimenti dunque allo chef Gianni Lettiga del Cortile Pepe. Grazie. Grazie anche ai miei ragazzi, che sono la cosa più importante. Grazie a tutta la brigata. Chiudiamo la puntata della ricetta in tour dalla putia del Cortile Pepe. Nata perché, Toti? La putia di Cortile Pepe nasce dal desiderio di voler dare l'ultima coccola al nostro cliente. E in che modo? Vendiamo i nostri prodotti, vendiamo i prodotti che comunque scegliamo ogni giorno dai piccoli produttori. Ecco, questo è il Cortile Pepe, la putia Pepe. La putia che nasce accanto al ristorante, dove si può gustare anche un aperitivo. Coccole, la putia è coccola. Venite a scoprire le coccole del Cortile Pepe. Da qui è tutto per l'ultima puntata della ricetta in tour. Grazie Toti, grazie a Cortile Pepe. Grazie a voi.